Ciao ragazze, allora nuovo video, ho pensato per questo video di farvi vedere la nuova palette, come avete letto dal titolo, del momento, ossia la Nabla Dreamy Eyeshadow Palette. Allora io ho fatto l'ordine direttamente dal sito ufficiale Nabla il giorno in cui è uscita, ossia il 18 ottobre. Mi è arrivato il pacchettino il venerdì mi sembra, ossia 2 giorni dopo, quindi anche la spedizione, nonostante avessero ricevuto davvero tantissimi ordini, è stata molto molto veloce. Vi ho anche già fatto il video spacchettamento in cui proprio vi faccio vedere la prima volta che la apro in diretta sul mio profilo Instagram, quindi andatelo a vedere perché è molto molto carino, perché anche la scatola, vedete, è ben curata e naturalmente ogni minimo particolare non è lasciato al caso. Si apre infatti questa velina nera e qui dentro naturalmente ho trovato la palette che era messa tra questa carta morbida, di modo che anche durante la spedizione tutti gli urti e tutti i vari sballottamenti che sono completamente ammortizzati. Il prezzo della palette dovrebbe essere sui 35 euro circa, ma per il lancio Nabla ha pensato di scontare la palette del 10% e anche le spese di spedizione erano a metà prezzo. Appena ho visto la palette in anteprima ho voluto acquistarla. Mi ispiravano moltissimo i colori, perché non ho alcuna palette di toni caldi, ho solo avuto fra le mani per qualche giorno la Huda Beauty, ma non era per me, è stato un regalo per una persona cara. Vi dico subito che questa palette non ha proprio un buon inci, in quanto alcuni colori, ma naturalmente lo vedrete anche dopo dalla texture, contengono dimeticone, quindi ho fatto scegliere anche un po' a voi, nel senso che abbiamo scelto insieme se acquistarla o no. Vi ho lanciato un sondaggio su Instagram in cui vi ho detto: ragazze, la palette non ha un buon inci, io da una parte vorrei acquistarla, dall'altra naturalmente no, e la maggior parte di voi, ben il 76%, mi hanno detto: sì dai Marzia, prendila, facci una recensione, facci sapere cosa ne pensi, dici tutto anche degli ingredienti. La palette si presenta in questo modo. Vedendo i video preview anche qui su YouTube avevo capito che fosse piccola, però ragazze sinceramente me l'aspettavo molto più piccolina, in realtà è quanto la mia mano, però è molto molto spessa e devo dirvi è resistente. Questo è il packaging esterno dal quale si estrae con non molta facilità la palette, vedete ci vuole un pochettino di forza. Io questo comunque non lo getto, lo voglio tenere. Sulla confezione trovate naturalmente il logo, quindi Nabla Dreamy Eyeshadow Palette e tutta questa costellazione oro argento molto molto carina. Mi è piaciuto il fatto naturalmente che l'inci è riportato anche dietro la confezione esterna, quindi appena si prende si può già controllare senza problemi. La palette è cruelty free, ha un POW di 18 mesi e contiene totalmente 11 grammi di prodotto, quindi divisi per tutti e 12 gli ombretti che la compongono. Prima cosa io direi di guardare l'inci, le shade Immaculate, Vanitas, Byzantine, Inception, Rose Gold non contengono assolutamente siliconi, hanno un inci ottimo. Illusion, Sistina, Signorita e Lullaby invece contengono dimeticone, come anche Delirium. Metal Cupid invece assolutamente ha un buon inci, invece Dogma contiene dimeticone. Mi piace comunque il fatto che 6 ombretti su 12 hanno un inci più che accettabile, ma comunque vi consiglio sempre, prima di applicare gli ombretti, soprattutto quelli che contengono dimeticone, di mettere una base con buon inci tutta la palpebra. La palette in sé è questa, quindi praticamente ha tutto il packaging in cartone. Nella parte retro sono riscritti gli ingredienti alle rifiniture, qui nella parte bassa oro, la scritta Nabla Dreamy Palette eccetera in oro, e aprendola, come potete vedere, c'è un bellissimo specchio che, essendo molto molto grande, potete utilizzarlo non solo per un make up occhi, ma comunque per truccare bene tutto il viso. Come vedete la palette è un pochettino utilizzata, perché soprattutto
soprattutto negli ultimi giorni ci sto dando dentro e ho realizzato almeno 2 make up con la maggior parte dei colori. Come prima cosa vi dico che alcuni ombretti sono abbastanza polverosi, non fanno fallout quando sono applicati sugli occhi, che sono più che altro polverosi proprio quando sono prelevati. Soprattutto vedete Dogma, Metal Cupid e Delirium, ho notato che lasciano un pochettino di polvere in giro per la palette. Troviamo principalmente 2 texture di ombretti: Illusion, Sistina, Signorita, Lullaby e Dogma sono completamente matte, mentre invece Immaculate, Vanitas, Delirium, Metal Cupid, Rosegold e Byzantine, Shimmer e Iper Mega Brillantinati. Sono molto molto scriventi, hanno dei colori fantastici e mi piace il fatto che ci sia un mix di colori caldi, che come avete visto sono la moda di quest'ultimo anno, e colori freddi come Dogma Inception e Delirium. Immaculate è uno di quelli che mi piace tantissimo, infatti vedete è quasi mezzo scavato, perché secondo me con questo si può giocare bene sia su make up più caldi che con make up più freddi. Passiamo adesso agli swatch. Immaculate è un bianco shimmer, quindi come vi dicevo prima non matte, con delle pearlescenze dorate per illuminare l'occhio, quindi all'interno e naturalmente sotto le sopracciglia. Voglio leggere bene l'inci e nel caso non contenesse dimeticone vorrei provare ad utilizzarlo anche come illuminante per il viso. Sì, si può utilizzare tranquillamente anche per il contouring al viso, perché comunque ragazze non contiene dimeticone. Illusion è invece uno dei colori matte ed è un color cammello abbastanza chiaro. Vanitas, wow, è bellissimo, è praticamente un rosa salmone con delle pearlescenze che vanno più sull'oro. Delirium, ragazze, swatchato non è come quando viene applicato sulla palpebra, perché comunque sembra quasi un marrone blu con una punta di viola. È molto molto bello, soprattutto per intensificare il make up occhi nella parte finale. Byzantine è un oro fantastico, ragazze, questo oro è bellissimo. Sistina è uno dei colori matte ed è praticamente rosa mattone con una puntina proprio appena appena di marrone. Metal Cupid, io lo adoro, è difficile anche da descrivere, è un bordeaux chiaro con delle pearlescenze rosa, molto molto bello, molto scrivente. Inception è un viola con base marrone, non matte shimmer. Signorita è un colore matte, è un fucsia borgogna. Rose Gold, che è uno assolutamente dei miei colori preferiti, in quanto è un bronzo molto molto pigmentato, non matte ma shimmer, che secondo me illumina tantissimo lo sguardo. La B, che è un rosa antico matte, che sinceramente non mi piace tantissimo e che finora non ho mai utilizzato, forse è uno dei colori della palette che mi attira meno di tutto. O Dogma, che è il colore che sto utilizzando tanto, ossia un marrone scuro matte. In questa palettina posso dirvi che secondo me manca un colore fondamentale, almeno per la mia make-up routine, ossia il nero, che ogni volta devo andare a prendere o da un'altra palette oppure da una cialdina singola. Ad esempio oggi nel mio make-up, per intensificarlo un po' nella parte finale, ho utilizzato il nero di Puro Bio. Devo dirvi che secondo me, al di là dell'inci, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Mi aspettavo sinceramente un prezzo molto molto maggiore, ben 12 ombretti Nabla a questo prezzo, anche se le cialdine in sé non sono grandissime di quantità. Mi piace il fatto che non contengano tutte dimeticone. Sono comunque molto soddisfatta del mio acquisto, finalmente anche Nabla ha prodotto la sua palette. Mi piace il fatto che comunque, anche se non sono ombretti scelti da me stessa, mi piacciono veramente il 90%, e questo appunto è stato un altro motivo che ancora di più mi ha spinta ad acquistarla. Naturalmente fatemi sapere nei commenti se può interessarvi un video in cui realizzo un make up con la Dreamy e Shadow, se voi l'avete acquistata, come vi siete trovate, se secondo voi vale il prezzo, se avete trovato gli ombretti polverosi. Lasciatemi un bel pollice in su di supporto come sempre al video e ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacione!
Ciao!